porgo il benvenuto ai nostri ospiti da parte della Fiera di Longarone, nella fattispecie da parte del Presidente Oscar De Bona e del Consiglio d'Amministrazione. Oscar De Bona avrebbe dovuto essere qua questa mattina, ma una serie di concomitanze l'hanno trattenuto fuori sede, quindi benvenuto a voi graditi ospiti e grazie soprattutto al Professor Stevanato e ai suoi collaboratori di Ca' Foscari. Con loro abbiamo avviato in questa occasione di Sapori Italiani e Alpini, abbiamo avviato una collaborazione che mi auguro possa durare nel tempo, perché questo evento, che ha una valenza fondamentalmente commerciale, ha però un cuore molto legato al territorio. Legato al territorio, guarda caso, è anche il ragionamento che Ca' Foscari sta portando avanti con il master che coordina il professor Stevanato, e legato al territorio c'è proprio lo sviluppo di attività di marketing che sull'enogastronomia e sui prodotti dell'agroalimentare hanno un punto di forza non indifferente, per cui a noi come Longarone Fiera è fatto molto piacere poter dialogare con Ca' Foscari su questi argomenti e quindi non possiamo che dare il benvenuto a queste idee, a queste iniziative, metterci a fianco di Ca' Foscari, metterci a fianco di tutti questi illustri ospiti per sviluppare un ragionamento congiunto che parte da oggi, ci auguriamo possa durare anche nei prossimi anni, per cui buon lavoro, buona tavola rotonda, ma non solo oggi, buon proseguimento soprattutto su tutto il resto dell'attività, sapendo che Longarone Fiere può tranquillamente essere considerata al vostro fianco per lo sviluppo di queste iniziative. Grazie, grazie e buona giornata. Buongiorno, grazie, vi ringrazio di essere presenti a questa nostra chiacchierata che facciamo così fra amici, come si fa quando si è attorno a una tavola imbandita e magari rallegrata da un buon bicchiere di vino. Ed è così lo spirito, è sempre stato lo spirito del nostro master e vuole essere, continuare ad essere così. Nella serietà e nella rigorosità della cultura e dei concetti, della formazione che vogliamo dare, alla quale nulla si toglie, certamente però vogliamo proporla in modo allegro, in modo simpatico, perché la cultura del cibo del vino è anche convivialità, è anche la felicità e la gioia dello stare assieme. Infatti questo è uno dei moduli del nostro master, ma il master lo presenteremo domani in questa stessa sala alle ore 11. Oggi invece ci confrontiamo tra di noi con i nostri graditi ospiti per fare un ragionamento sull'importanza della cultura del cibo. Però mi permettete prima di tutto di un doveroso ringraziamento veramente forte da parte mia e da parte del rettore di Ca' Foscari, da parte del direttore della Challenge School, nei confronti del presidente di Longarone Fiere, il dottor Oscar De Bona, e del suo molto attivo collaboratore e direttore Paolo Rosa, che è appena intervenuto. Ringrazio queste persone e certamente questa collaborazione che è iniziata quest'anno in modo quasi così fortuito, direi forse quasi casuale, ma probabilmente era una maturazione dei tempi, e noi auspichiamo che questa collaborazione possa rinsaldarsi per il futuro anche con altre iniziative che vadano al di là di quella che è l'evento specifico della Fiera dei Sapori Italiani e Alpini. Qualcuno diceva italiani dolomitici, ha detto ma no, alpini in generale, altrimenti si possono creare poi delle invidie, delle gelosie, eccetera. Ecco, ho il piacere di avere qui con noi, e ringrazio di essere presenti e di aver accettato l'invito, i carissimi amici, colleghi e docenti di Ca' Foscari all'interno del master, il professor Ulderico Bernardi, il professor Danilo Gasparini e Ulderico Bernardi, che è docente di sociologia dei processi culturali, Danilo Gasparini alla mia destra, che è docente di storia dell'alimentazione e dell'agricoltura, e il presidente Giuseppe Darè,
molto più noto come Mr. Bibanesi. Ormai mi porto le di un'azienda. Di un'azienda qui vicino che è partita anche questa non moltissimi anni fa, 20 anni fa, da poco niente, ha costruito da un'idea, sì. Da un'idea, ecco, ma ecco, volevo dire, grazie a un'idea, grazie a un'intuizione, è al top dell'industria panettiera a livello nazionale e certamente conosciuta anche all'estero. Ecco, cos'è la cultura del cibo? Cosa intendiamo come cultura del cibo? Prego. Perché una cultura del cibo? Il cibo c'è, fortunatamente ne abbiamo in abbondanza, basta andare a girare per i padiglioni della fiera, di buona qualità, c'è proprio necessità di una cultura del cibo. Allora io vorrei volgere subito questa prima domanda di brutto all'amico il professor Ulderico Bernardi. Perché l'importante è la cultura del cibo? Cosa significa cultura del cibo? È il passo essenziale compiuto dall'umanità nel momento in cui è passata dalla prima forma di soddisfacimento del bisogno alimentare con il crudo, sbranando la carne con i denti cruda com'era, passando poi al cotto, quindi sia alla bollitura sia all'arrosto, e per poi passare al fermentato, quindi scoprire il pane, il vino, il formaggio. Quindi c'è un passaggio di civiltà in questa cultura del cibo che da animale diventa veramente cultura dell'umanità, e questo è durato finora, naturalmente, con alcune importanti modificazioni e aggiustamenti, perché se un tempo appunto la fame tormentava anche le nostre realtà, questo non è più, grazie a Dio e all'intelligenza degli uomini, ma soprattutto oggi si mangia sempre meno per soddisfare un bisogno biologico e sempre di più invece per placare una necessità culturale, e questo è un passo essenziale su cui riflettere, perché ovviamente coinvolge tutte le forme e di produzione e di promozione e di trasformazione, quindi dal marketing fino alla altra forma appunto distributiva e così via. Quali bisogni culturali è chiamata a soddisfare l'alimentazione oggi? Essenzialmente il bisogno di identità delle persone e il bisogno di appartenenza, quindi delle comunità, bisogno individuale e collettivo, bisogno di identità perché siamo di fronte a una realtà sempre più globalizzata in cui la persona appartenente a una determinata cultura ha bisogno di riaffermare questo suo senso di appartenenza, di sentire, di sentirsi parte di un tutto. Si parla molto di radici, naturalmente, ecco, questo vuol dire sul piano alimentare tener conto che la persona, attraverso questo fatto assolutamente intimo che è il mangiare e il bere, ovviamente di conseguenza deve sentirsi se stesso. Quindi in un mondo in cui è necessario aprirsi agli altri ma rimanere se stessi, ecco che si accresce la domanda, per esempio, di quei prodotti che sono tipici di una determinata cultura, perché ogni boccone che si introduce è un boccone di identità, e questo ovviamente comporta anche una attenzione a quelli che sono le nevrosi contemporanee o i disagi alimentari veri e propri della contemporaneità, cioè la paura che si accompagna oggi al consumo di cibo, altro aspetto essenziale che è quello dovuto, ahimè, a quanto è successo in questi decenni ultimi con adulterazioni, con orribili forme di manipolazione, è inutile qui fare l'elenco
di tutte le disgrazie che abbiamo avuto sul piano alimentare, che accresce la paura di ciò che si consuma. Quindi si domanda di consumare una certa cosa a preferenza di altre, perché questa cosa, quella che non è un oggetto commestibile non identificato, quindi una cosa, un intruglio, un qualche cosa che spaventa, perché appunto in questo modo si dice: quando mangio quella cosa so chi sono. E allora ecco che anche la paura in qualche maniera si placa legandosi alla tradizione che rassicura, ma nello stesso tempo questo impone una qualità da parte dei produttori, dei trasformatori, dei distributori essenziale. Allora, questo spiega perché esistono scuole come questa del Master di Cultura del Cibo del Vino, perché è necessario formare coloro che si occuperanno, che andranno a lavorare nel settore alimentare, agroalimentare, enologico e così via, formarli a comprendere che cosa vuol dire cultura dal punto di vista antropologico nella sua totalità, che cosa implica un consumo culturale dei cibi, appunto, quali sono le differenziazioni fra le culture, perché noi sappiamo benissimo che ci sono culture che rifiutano certi cibi. Allora bisogna che questi siano formati a questa sensibilità. Ci sono culture che non gradiscono, piuttosto che veder proibito da un tabù alimentare certi cibi. Noi sappiamo bene che il consumo di formaggio da noi è assai gradito, in Cina lo è molto meno, per esempio, o così. Il cane invece da noi non è molto gradito, in Cina sì, anche se si tratta di cani allevati in modo particolare. Questi soli piccoli accenni per capire che nel mondo globale la multiculturalità impone di comprendere la complessità del mondo contemporaneo. Il mondo antico si accontentava della grande mangiata e della grande bevuta. Anche oggi si ama mangiare e bere in comitiva, in compagnia, nella convivialità, come diceva prima Stefanato, ma dobbiamo capire dove e come. Quindi ecco la necessità di avere un quadro complessivo delle relazioni interetniche, per esempio, proprio per non creare situazioni di disagio o di conflittualità. E questo è il segno della complessità del mondo contemporaneo. Naturalmente ogni piatto, ogni pietanza, ogni bevanda, ogni tipo di consumo porta con sé la proposizione della storia di dove e come questo cibo è nato. Se noi dovessimo prendere un emblema alimentare di questa fiera di Longarone, dovremmo, per esempio, a mio parere quantomeno, prendere e presentare le pendole degli zattieri di Codisago, gli zattieri che per secoli hanno portato i tronchi del Cadore, consentendo a Venezia di costruire i suoi palazzi, le sue chiese, avevano durante il viaggio lungo la Piave la necessità di alimentarsi, e allora si portavano dietro quel cibo che era facile da conservare, che erano le pendole di manzo essiccato, che loro consumavano appunto cammin facendo, e che oggi troviamo ancora prodotte da un macellaio di Codisago, almeno fino a qualche anno fa così era, spero che continui a farlo, perché questo si connette per esempio al museo degli zattieri di Codisago, che presenta i modelli del cidolo, i modelli delle zattere a sequenza, tutti quegli aspetti di un mestiere che in questi paesi è durato molti secoli. Tutto legato a un piccolo pezzo di carne
secca che ha consentito a questi coraggiosissimi lavoratori, perché la Piave non scherzava e i registri dei morti dei paesi lungo la Piave registrano attraverso i secoli molti morti annegati fra gli zattieri, perché appunto si arenava, si rovesciava, ci sono correnti infide, eccetera, eccetera. Tutto questo fa una grande storia, per esempio, a partire da una piccola pietanza. Quindi oggi la gente vuole conoscere quello che mangia, non solo dal punto di vista delle calorie, della dieta, eccetera, ma vuole conoscere e capire quale storia c'è dietro a questi piatti che viene consumato. Naturalmente noi andiamo oltre quella che è la pura e semplice tradizione, perché se fossimo rimasti legati alla tradizione continueremmo a mangiare con condimenti che oggi sono pressoché proibiti, se non sono trend, cioè il lardo di colonnata, allora quello non fa male, ecco, perché costa caro e quindi come tale è già una garanzia che non fa male. Ma lo strutto della vescica appesa al soffitto era quella la tradizione durata nei secoli, ma nessuno oggi ha più in cucina lo strutto appeso alla vescica di maiale. È chiaro questo, quindi, che bisogna andare oltre la tradizione, ma questo non significa che le pietanze che si cuocevano con lo strutto non si cucinino oggi con l'olio di frantoio, di quello che si vuole. In sostanza, oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione certamente migliore, infinitamente migliore dei secoli passati, ma nello stesso tempo ci troviamo di fronte a paure che in altri tempi non c'erano, anche perché la gente moriva prima e moriva e non sapeva di che cosa. Ecco, adesso invece siamo consapevoli di quello che introduciamo e quindi vogliamo essere garantiti nella qualità. Quindi se un tempo bastava il macellaio delle pendole di cui si diceva, se un tempo bastava il buon coltivatore e il mugnaio e così via, oggi la realtà è molto più complessa. E allora ecco che le grandi aziende hanno bisogno, grandi o piccole che sia, di personale formato culturalmente. Dal mio punto di vista, ovviamente, da un punto di vista socio-antropologico, perché la profondità è data dall'antropologia, dalla conoscenza dell'evoluzione umana nella sua accumulazione di cultura. Ma nello stesso tempo noi dobbiamo conoscere le altre culture del mondo, perché non ci limitiamo più a vendere al mercato o in piazza i prodotti del circondario, anche se ci sono a chilometro zero, ma dobbiamo venderli anche all'estero. Ora per esempio Ca' Foscari sta facendo con la Barilla una indagine conoscitiva su quello che può andar meglio per proporre in Cina la pasta italiana. I cinesi sono gli inventori della pasta, quindi come tale non avrebbero bisogno di convincimenti, eppure in Cina la pasta italiana è vissuta come un prodotto esotico e quindi un poco si diffida. Allora ecco che attraverso le confezioni studiate appositamente, le informazioni introdotte in queste confezioni, eccetera, eccetera, si è capito che bisognava appunto illustrare, perché per esempio sulla confezione, oltre alla ricetta, al tempo di cottura, c'è una bella immagine del prodotto finito, diciamo, cioè del piatto fumante di fusilli, di tortiglioni o di quel che si vuole. Anche questo è un passo in avanti nella proposizione di un mercato di enorme importanza per noi, perché qui sotto abbiamo la dimostrazione di quante varietà, di quante specie, di quante tipologie di prodotti, di vini, di formaggi, di pane, di pasta confezionata, eccetera, eccetera, abbiamo. E questo è solo un campione di fronte a quelli che sono 500 tipi di formaggio e 3.000 tipi di vino
che si producono in Italia. Questo dunque attraverso un corso che ha una durata annuale, di cui si parlerà domani, applicato a una laurea che dà già una formazione scientifica adeguata, consente di proporre alle aziende, alle imprese di qualsiasi livello, delle persone formate a comprendere la complessità del mondo contemporaneo e la complessità della proposta odierna di quello che per noi è semplicemente racchiuso in una parola di quattro lettere che si chiama cibo, ma che invece ha un enorme contenuto storico, antropologico, culturale, sociale e così via. Grazie, grazie Federico. Passerei a Danilo Gasparini. Danilo Gasparini, storico dell'alimentazione e dell'agricoltura, docente, e fra l'altro mi pare ospite fisso della trasmissione Genova in Genova. Sì. E cosa vuol dire? Cioè, quando tu insegni storia dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'agricoltura, ecco, come riesci a in qualche modo tradurre la storia in cultura, nel senso che quali connessioni ci sono fra la storia, cioè l'elencazione dei fatti che sono succeduti nel campo appunto dell'alimentazione e agricoltura nel corso di millenni, le evoluzioni, il vino che bevevano i romani, molto, molto osannato, molto citato, in realtà imbevibile adesso, improponibile adesso, una schifezza paurosa, incredibile. Abbiamo, ma però se pensiamo bene, anche il vino che beviamo oggi è completamente diverso dal vino del contadino di solo una generazione, due generazioni fa, quello, ecco, pigiato magari con i piedi. Ecco. Quali fatti culturali quindi entrano nella storia? Come la storia si concilia con la cultura in questo caso? Sì, allora, sì. Quello che tento poi di dire ai ragazzi è di fare un po' di chiarezza, innanzitutto. È chiaro che storia dell'agricoltura e storia dell'alimentazione si compenetrano, nel senso che sappiamo bene che la filiera è quella, dalla terra alla tavola, fatto forte. Quindi a questo punto di vista, quando parliamo di cibo, è già questa presa di coscienza, credimi, non è semplice, perché Wendell Berry diceva no, mangiare un dato agricolo, se tutti i consumatori avessero già questa coscienza che mangiare un dato agricolo e che il carrello della spesa mi va a determinare anche i paesaggi che abbiamo, questo sarebbe già un gran passo, capire, questo sarebbe anche un gran passo a livello di formazione, perché i nostri istituti, qui sotto abbiamo un bel esempio, l'ENEF con l'Istituto Agrario di Feltre. Se i nostri due istituti professionali, agricoltura e alberghiero, riuscissero a parlarsi, sarebbe cosa buona e giusta, perché si dà sempre il caso, spesso e volentieri, che il ragazzo che studia l'alberghiero, che fa il cuoco, spesso non sa niente di quello del prodotto che sta preparando, e viceversa chi coltiva, il ragazzo che impara a coltivare, non sa i destini del suo prodotto, e già questo sarebbe la cosa. Ma io vorrei approfittarne qui perché, visto che appunto si parla di sapori alpini, dal punto di vista storico noi abbiamo delle tappe, non possiamo prescindere da alcune tappe quando parliamo di cucine e di alimentazione. La prendo molto lunga, ma sarò svelto da questo punto di vista. Allora, per secoli, fino all'Ottocento, diciamo, noi avevamo delle cucine ben chiare. Avevamo le cucine casalinghe, che erano formate dalle cucine contadine, oppure anche dalle cucine urbane, diciamo, dei ceti popolari delle città, di cui sappiamo poco niente. Sappiamo soltanto poco niente, perché abbiamo poche fonti e non lo sappiamo. Poi avevamo le cucine aristocratiche, di cui sappiamo molto. Le sappiamo poco. Per cucine aristocratiche, quindi le classi nobiliari, le classi cittadine, le fonti ce la raccontano tutto, e ce la raccontano soprattutto i grandi testi di gastronomia, perché i grandi testi di gastronomia del Cinquecento, come io amo scherzare, il Gutenberg goloso, ci ha lasciato dei recettari straordinari, che però sono i recettari che riflettono quella che è una cucina, anche se
Bartolomeo Scappi nella sua opera 1570, quando racconta il Broeto de Chiosa, dice che l'ha imparato dai pescatori di Chioggia, quindi abbiamo degli inserimenti. E poi abbiamo le altre cucine collettive, dei monasteri, di cui sappiamo anche tutto perché sappiamo cosa mangiavano i frati della Certosa del Montello. A scorrere i loro registri di cucina nel Cinquecento è un godere sapere che loro mangiavano così bene e che provavano di persona il paradiso in terra per predicarlo poi nei loro contadini. Quindi le abbiamo tutte, abbiamo le cucine, per esempio sappiamo cosa mangiavano i marinai a bordo delle navi veneziane oppure dei militari. A partire dall'Ottocento le cose cominciano a complicarsi, rimangono le cucine casalinghe contadine di cui cominciamo a sapere qualcosa, anzi cominciamo a sapere molto. Grazie a cosa? Grazie a tutte le inchieste dopo l'Unità d'Italia, Iacini, Bertani, che ci raccontano in maniera molto serena e tranquilla l'universo vegetale delle cucine contadine, dove la carne si vedeva appunto come un'erba fenizia. E lì cominciamo a sapere molto. Ma nascono nell'Ottocento le cucine dei ristoranti, perché i ristoranti come forma, mentre prima avevamo le locande, ma il ristorante, questo grande conflitto che c'è in Francia, perché in Francia il ristorante nasce a Parigi, con una battaglia tra i cuochi orfani dell'aristocrazia e i ristoratori. I ristoratori erano quelli che vendevano del brodo di carne come ristoratore, brodo ristoratore. E quindi già la battaglia sul nome ha significato un gran passaggio. Nascono le cucine collettive degli asili, per esempio, delle scuole elementari. Le mense elementari nascono appunto dopo la riforma della scuola elementare nel 1911 con i patronati, dove si dice, siccome c'è un forte assenza delle scuole, soprattutto nel mondo contadino, se noi offriamo almeno un pasto al giorno i ragazzi possono venire a scuola. E lì nascono tutte le cucine. Abbiamo degli esempi straordinari, per esempio dell'asilo Cairoli di Belluno fine 800, o della casa di riposo di Belluno, e andare a vedere cosa mangiavano, dove il lunedì si comincia con la polenta e si finisce il venerdì con la polenta, per ricominciare poi ancora con la polenta. E una data che è importantissima per la storia della cucina nostra nazionale è Artusi, 1891, Artusi, la scienza in cucina e l'arte del mangiar bene, che si ristampa ancora oggi, è l'emblema. Lo produce lui stesso, lo distribuisce lui stesso per molti anni, e dalla prima edizione 1891 al 1911 le ricette raddoppiano, ed è il primo blog che lui crea, il primo network che crea in assoluto, perché l'aumento delle ricette è data da tutta una corrispondenza postale che lui ha con le donne di tutta Italia. Artusi fa un'operazione straordinaria, è l'equivalente di quanto fa Manzoni per la lingua, cioè unifica le cucine regionali e ne fa e crea una cucina nazionale con tutti i difetti che ha, perché se voi andate a casa Artusi a Forlimpopoli e guardate, hanno fatto una carta dell'Italia in base al numero delle ricette delle regioni, vedete una grande pancia italiana che è data dalla Toscana, dall'Emilia Romagna e colli stretti al nord e al sud, perché lui inizialmente mette le ricette che lui va a controllare dove arriva il treno e lui arriva. Questo è una cosa importante. Nel corso della guerra c'è un'altra cucina curiosa che bisognerà studiare in questo centenario della grande guerra, la cucina del soldato al fronte. E noi la commissione interalleata decide che il soldato al fronte deve essere nutrito bene, 3500 calorie deve avere, almeno se muoia deve morire pancia piena. E lì è interessante perché poi con la cucina, quando poi questi contadini, quelli che tornano dal fronte, ritornano con dei bisogni nuovi, perché lì hanno assaggiato il caffè, perché lì hanno assaggiato il cioccolato, il cordiale, hanno assaggiato la carne sotto scatola, che è una novità perché c'è tutta l'industria che va avanti. Il fascismo, vado via veloce, il fascismo è curioso ed è interessante perché nel 1931 esce la prima guida gastronomica dell'Italia, edita dal Touring Club. Io vi invito a leggere questa e a confrontarla con la seconda edizione, che è del 1969, perché è impressionante lo sforzo fatto nel 1931 dal fascismo per
fare anche solo un inventario di tutti i piatti. Mi sono schedato quelli del Bellunese, della provincia di Belluno, sedani di Agordo, le patate del Cadore, i fagioli di Lamon. Poi c'è un minestrone d'orzo, orzo cotto nel latte con carne affumicata di maiale o di pecora e patate, minestra delle feste, è detta. Il broetto, minestrone di patate, ma anche di minestra insieme a riso e fagioli. Poi abbiamo il brodo fritto, minestra di farina di frumento passata in padella con del grasso e quindi bollita in acqua. I pestarei, minestra di gratini, che è una pasta di farina di frumento grattugiata, fatta diventare dura dopo grattugiata, nel latte o nel brodo. Da noi nel Trevisano i pestarei, vi dico, era altra cosa. Sì. Panicia o panada, minestra di pane raffermo cotto in acqua salata con del burro. Minestra al latte, ecco, questo è interessante, il latte diventa il sostituto del brodo, cioè nel latte si cuoce tutto. Perché? Perché il Bellunese e il Cadore producevano un sacco di latte, quindi nel latte diluito o puro si fanno cuocere il riso, le tagliatelle e i gratini. La zuffa, minestra di farina di grano turco o di frumento cotta nel latte. Gnocchi, patate e farina conditi però col burro. Lasagne in Cadore condite con ricotta e burro. Ruffioli nel Cadore, lasagne fatte a disco, i casuntieri, benissimo, quindi ravioli con ripieni di spinaci e barbabietole o semi di papavero e si condiscono col burro, fondente e formaggio, la polenta, ma anche il payan, che era la polenta col grano saraceno, che era molto diffuso, polenta e osei, questo, e se stelete, dolci fritti al burro fatti di pasta di frumento lavorata con uovo, latte, zucchero e rum, la fartaia, cerchietti di pasta all'uovo, e latte dolce, scusate l'ora, ma va bene, insomma, profumata con scorza di limone, fritti del burro anche con sangue di maiale, il carafoi, frittelle dolci di ricotta di patate e il mosto del sambugo. Sono dei dolcetti preparati con mele, pere e droghe. E poi a seguire risi e bisi, prosciutto affumicato. Ecco, le pendole, le danno come pendole di capra, come capra affumicata, arriva il manzo dopo, certo che arriva il manzo, i scios, la graspa, i marzioni, trotte rosate, noci feltrine, quello della graspa poi diventa un mito, perché nella, una delle prime carte di quelle disegnate, delle carte gastronomiche, uscita nella Domenica del Corriere del 52, per la provincia di Belluno c'è questa grande bottiglia di graspa, come emblema, della, non so se i bellunesi siano stati contenti o di questa sorta di... Però è un periodo, quello del fascismo, e la guida è curiosa, perché è vero che ed è un inventario straordinario, perché per Trento, per esempio, c'è un inventario di tutti i prodotti, volge lo sguardo al passato, ma è pienamente dentro un processo di modernizzazione. Si guarda avanti. In queste guide voi non troverete i ristoranti, questa guida gastronomica, ma troverete soltanto appunto i grandi piatti, i piatti tipici. Da notare che l'aggettivo tipico nasce all'inizio del Novecento, noi adesso lo usiamo in maniera, noi siamo tipici, da questo punto di vista, quindi è questo, perché poi a fronte di questo c'è tutta la modernizzazione dell'agricoltura e quindi è un ricettario quello che viene proposto, orgogliosamente patriottico. Pensa poi c'è tutto il discorso dell'autarchia, quindi il fascismo difende i prodotti nazionali, no? C'è l'orgoglio provinciale, lo spirito della ragione, c'è tutto dentro, però quello che ci attesta è una grande biodiversità, perché se io vado a vedere il testo di Bertolini 1931-1964, un testo che andrebbe secondo me ristampato, uscito nel 64, dove c'è un'immagine di un Gigetto molto giovane assieme a Lino, Veneti a tavola, di questi piatti citati nel 31 io ne ho trovati 1, 2, 3, 4, cioè, non è che c'è un impoverimento che è dovuto a cosa, e qui veniamo e chiudo, perché poi questa serve la storia, perché poi nel dopoguerra evidentemente tutto cambia, le cucine contadine diventano cucine molto più ricche, diventano cucine quasi urbane, con il vantaggio che hanno il chilometro zero, insomma, che hanno fuori dell'orto, le cucine dei ristoranti decorrono verso la gastronomia e si fa una gran fatica a definire poi i piatti, poi vi dirò alcune cose. Esplode la cucina collettiva con le fabbriche, con il lavoro in fabbrica, quindi le mense operaie, ma le mense vanno, la mensa scolastica decolla dopo
l'avvio della scuola media d'obbligo, per cui lì inizia tutto, esplodono le mense, per esempio, ospedaliere, ed esplode la cucina turistica. Il bellunese, io ho fatto fare una tesi alla mia allieva molto bella, quando nasce la cucina turistica in Cadore. E qui è interessante, perché qui c'è un processo di avvio del turismo, che parte fine 800 con i viaggiatori inglesi, che poi nel corso del fascismo esplode, e lì cominciano appunto a creare una cucina che è, tenta dei recuperi ma li abbandona, perché negli anni 60 un hotel del Cadore o del Veronese che non facesse la cosa milanese, la cotoletta milanese, non era un hotel di valore. E quindi c'è un rifiuto negli anni 60 quasi totale di quella che noi chiamiamo la cucina tipica, perché bisogna, diciamo, affrontare e accondiscendere a quella che è una domanda, diciamo, molto turistica, molto varia, e quindi cotoletta alla milanese o tagliatelle alla bolognese o tante altre cose. Nel 67, quando viene fatto il convegno sulla cucina veneta e il commercio delle spezie con l'Oriente e la sua influenza sulla cucina veneta, qui c'era Beppo Mafioli, c'era appunto Mazzotti dietro, c'era stato il festival della cucina trevigiana con De Poli dal 59, e devono fare un catalogo dei disnari del Veneto. Allora, il disnar venezian, il disnar trevisan, il disnar feltrin, cadorin, polesan, padovan. A leggerli questi disnari, diceva, qui abbiamo semplificato, vi leggo solo quello feltrin e cadorin, visto che siamo qua. Disnar feltrin, testina del cavaretto, risi e fagioli della monte, carciofi lessi, formaggio fritto, peli siropai, bianco secco di collina, bianco d'Arsier, quando ancora Arsier era una delle zone in cui si produceva l'arrivo, e prosecco amabile. Disnar cadorin, parsut fumegà, cansuziei, polastro alla bellunese, chissà come sta fatto polastro alla bellunese, lievero intenso a patate cadorine e formaggio de malga. Come vini, cabernet, merlot, rabosò di piave e vin da messa. Normalmente avevano dei parrucci buon gustai, che avevano, per dire, insomma, che la costruzione di un'identità e un recupero è faticosa ma è dinamica. Il bello della cucina è questo, perché noi oggi qua sotto continuiamo a costruire quella che sarà la tradizione di domani. La tradizione non è mai qualcosa di fermo, Ulrico lo sa bene, è qualcosa di che si implementa continuamente. Io sfido che uno dei piatti tipici veneti fra 40 anni sarà il kebab qua a Puenta. Puenta e kebab. E i kiwi? E i kiwi, sono arrivati. L'oggi, evidentemente, l'oggi ci propone altre cose. Eravamo assieme a Ulrico alcuni giorni fa a Padova, per esempio, è nata la cucina agrituristica. La cucina agrituristica che cucina è? Cosa vuol dire fare cucina agrituristica? Questo è curioso, però siamo pieni di agriturismi, dove l'opzione iniziale per andare a mangiare nell'agriturismo inizialmente era quella che paghi poco, il prezzo era quello che facevi. E te mangi tanto. Adesso è curioso sapere cos'è la cucina agrituristica. È nata da partire dal dopoguerra la cucina delle sagre e delle proloco. Guardate che per secoli abbiamo fatto solo feste di santi e di madonne, adesso facciamo feste dei maroni, feste delle fragole, feste delle feme, feste della patatina, facciamo feste in cui il cibo ha sostituito il santo. Il santo patrono c'è sempre, ma il cibo evidentemente c'è l'altro. È nata la cucina di Bofrost e di Eisman. L'altro giorno abbiamo discusso una tesi molto bella sul delivery food, cioè sulla consegna a casa, ma tutte le grandi catene, per esempio, di distribuzione online, tu puoi fare la spesa. Bofrost e Eisman consegnano di tutto. Che cucina è quella? Anche perché si suppone che ci sia una a casa che accoglie l'uomo del freddo, con tutte le barzellette che ci sono attorno. Ma l'uomo che arriva da Bofrost deve trovare qualcuno a casa. Ma se quella a casa, perché ha bisogno dell'uomo Bofrost? Non potrebbe cucinare, visto che è anche a casa. Quindi da questo punto di vista nasce la cucina da asporto, le gastronomie, il finger food.
Il bello del mondo del cibo è che noi ci siamo dentro senza accorgerci e ci siamo dentro culturalmente e storicamente. L'importante è, secondo me, avere questa coscienza, che c'è una profondità storica, che noi oggi, anche con questo master, stiamo costruendo quella che può essere la tradizione di domani, e che il mondo del cibo non sta fermo. I muretti, i confini sono labili. L'accenno che faceva Ulderico alle etnie, alla presenza al punto, è una contaminazione straordinaria questa. Rinserarsi dentro e chiudersi non ha mica tanto senso. È bello avere questa varietà. Diceva giustamente, andate sotto, c'è una varietà regionale enorme. E quella è la forza della nostra cucina nazionale. L'estrema varietà. Però sappiamo benissimo che i processi storici... L'altro giorno, Alberto Capati, che è venuto a Padova a tenere una dell'Accademia, diceva: sto diventando matto per trovare la prima citazione storica degli spaghetti alla carbonara, e non riesce a risalire più indietro degli anni 50. Se tu poi vai a leggere invece quello che ti dicono degli spaghetti come antica ricetta etrusca, perché? Perché dal punto di vista storico è importante dire da quando, perché ci fa capire il passo, quindi i passi che abbiamo fatti. Credo che il signor Darè non ha nessuna voglia di dire, 20 anni hanno i libanesi, ed è già una bella tradizione. Sono 20 anni che hanno dietro, e certo, sono fatto nel settore della panificazione. La panificazione è stato un patrimonio per me. Questo, finito, grazie. Grazie. Federico voleva chiosare qualcosa su alcune considerazioni. Naturalmente, ma voglio dire che io lavoro è sempre stato quello di rapportare la persistenza culturale e il mutamento sociale, cioè verificare in sostanza quanto vi sia di tradizione e quanto di innovazione. E la scoperta più semplice è quella di capire che c'è una continuità sempre, nessuna cultura scompare, casomai si trasfigura in un'altra cultura. E la continuazione della persistenza trova l'adattamento del mutamento. Voglio dire, noi amiamo gli spaghetti con la salsa di pomodoro, noi amiamo in maniera viscerale il baccalà. Ora, entrambe queste cose sono arrivate a noi piombando da qualche cosa di sconosciuto, perché mai si era conosciuto il pesce bastone, lo stockfish, se non dopo il 600. C'era stata una prima ricognizione di un navigatore veneziano che si era smarrito in Querini a metà del 400, ma aveva portato al doge, come era doveroso, la conoscenza che esistevano questi pesci bastone che venivano commerciati nel mare del nord, ma l'uso ci ha messo un buon secolo e mezzo prima di entrare nei commerci della Serenissima. Però adesso, da quel tempo, il baccalà è nostro. In tutta Italia siamo l'unica regione che chiama baccalà lo stoccafisso e che ignora praticamente il baccalà sottosale. Quindi già questo è un aspetto totalmente veneto. Non diciamo poi del pomodoro e della conserva del pomodoro, naturalmente se non arrivavano i semi attraverso Cristoforo Colombo, noi il pomodoro non l'avremmo mai conosciuto. Quindi innovazioni straordinarie che vengono poi inglobate. Pensiamo all'altra, nostra ancora più, anzi il Messedaglia, il maggior storico dell'alimentazione nostrano, la chiamava Gloria Veneta, cioè il mais o sorgo turco, che è arrivato anche quello dall'America, però è diventata la polenta, i veneti polentoni e così via. Dal Veneto è partita la diffusione della coltivazione del mais in Europa, quindi questo è molto importante tenerlo presente. Ora, proprio questi adattamenti fanno sì che ci siano dei mutamenti singolari, introduzione di nuovi cibi, ma anche prosecuzione di alcune forme di alimentazione. Nei blasoni popolari della Repubblica c'era già l'indicazione di alcuni prodotti tipici, perché si diceva pan padovan, vin visentin,
tripe trevisane e donne veneziane. Cioè, questa connessione fra alimentazione e sessualità, perché il cibo è qualcosa che dà piacere come il sesso. Le donne veneziane perché erano le più, diciamo così, sofisticate all'interno. Trippe trevisane perché i trevisani sono noti non solo per il piatto di trippa che continuano a consumare, ma anche per questa sfera di godurie che unisce insieme cibo e sesso. Quindi trippe rinvia proprio, diciamo, non solo alla pietanza, ma anche alla parte umana che è più prossima a questo esercizio. Ma stavo pensando, sì. Scusa. Un'ultima cosa, quella che riguardava, voglio dire, il chilometro zero di cui si diceva, che c'era già nella percezione, ovviamente, sempre nella cultura popolare, bisogna andare a trovare questi riferimenti. Allora, la cultura popolare ricorda che vovo de un'ora, pan de un dì, vin de un anno, femmina del 15 e amico del 30. Questo era il quadro completo del riferimento al chilometro zero, ma insomma allora erano altri tempi, anche una cosa che va tenuta presente. Però invece nel fatto della persistenza, oggi siamo alla metà di ottobre, prossimo è anzi a Treviso sono già cominciate le fiere di San Luca, certo. Ma non è lontano il giorno in cui si celebra, la chiesa ricorda San Martino, e la cultura popolare dice: chi non mangia oca a San Martino non farà un becco di un quattrin. Perché? Perché non solo l'oca in questo periodo è migliore dal punto di vista del gusto, non diventa stopposa eccetera, ma perché l'11 di novembre c'era la scadenza dei patti agrari. Se faceva San Martin, chi doveva andarsene faceva San Martin, era cacciato dal fondo, e quello poveretto oca, ecco, e quindi si capisce perché non fa un becco. Sono tutti aspetti che meritano un'analisi approfondita. All'apparenza sembrano semplici le culture popolari, ma invece non è così. Hanno alle spalle le esperienze, come i bebanesi per la panificazione, hanno alle spalle esperienze lunghe e continuative. Sì, stavo pensando proprio a questa cosa, si accennava prima ai kiwi. Fortunatamente che c'è la K e il W, che sì, non sono lettere usate nella lingua italiana, o almeno poco usate nella lingua italiana, che in qualche modo caratterizzano che questo fatto, che questo frutto viene dall'esterno. Perché credo che fra una generazione, se qualcuno non legge, e creda che sia come il pomo, come il pera, non sono cose che da chissà quanti secoli si produce in Italia, invece tutti ormai sanno che è un'importazione, e fra l'altro è diventata una produzione tipica del nostro territorio. Ma questo non è il pericolo è la cancellazione della biodiversità. Allora, in Cadore si producevano decine e decine di tipi di mele, sì. Qualcheduno l'ho visto da basso qua. Sì, sì, Adesso la tipologia sarà ridotta a una mano, forse. E quelle più produttive. In Trentino ancora meno, se sono amputati un paio di dita, saranno tre tipi. E per il resto... Qui sta la riscoperta successiva. Noi dobbiamo ritrovare questa biodiversità, e richiede un passo culturale, perché questi pomi buonissimi, profumatissimi, hanno però la sfortuna di non essere belli e vistosi come i delicius o cose di questo genere. Quindi bisogna fare il passo culturale in più e capire che la bontà non coincide con la bellezza. Ma siccome oggi c'è l'adorazione del corpo, allora sono belli solo le ragazze di un certo tipo, davanti e dietro, in sostanza, proposte dai modelli della televisione, è chiaro che questo si riflette anche nell'aspetto alimentare, con queste cancellazioni delle diversità. Sono ampi orizzonti su cui riflettere. Stavo pensando nel frattempo a Giuseppe, l'amico e collaboratore, master Giuseppe D'Arè,
lui ci ha raccontato più volte questa sua storia, questa sua passione, ma io non ho mai capito, e adesso sentiamo un po' se Giuseppe riesce a spiegarcelo, non sarà facile, ma sul successo di questo suo prodotto, i Bibanesi, che ormai credo che tutti conoscano, sia i Bibanesi che il successo, sto pensando, ha contribuito di più la formazione precedente, la tradizione precedente di famiglia o la passione di chi si è messo lì a pensare a qualche cosa di nuovo e a creare il Bibanese? Cioè, quanto hanno contribuito l'uno o quanto hanno contribuito l'altro? Sono tutte e due delle culture del cibo. Una è la cultura della sperimentazione, del creare qualche cosa di nuovo, dell'inventarsi con i prodotti della tradizione una formulazione nuova che si chiama Bibanese. E l'altra è la cultura invece della tradizione, della storia che c'è alle spalle, personale e familiare, perché mi pare, se ricordo bene, sì, che c'è una tradizione lunga alle spalle. Sì, allora c'è una condizione che io considero essenziale, ti fa mentalmente bestemmiare, ti incazzi anche, ed è quella che ti pone in una condizione economica di grande disagio. E ti chiedi, ma perché proprio a me? Invece quella è una condizione di un'importanza stratosferica. Quando vedo i figli di papà che non hanno avuto questa opportunità, mi fanno un po' pena, primariamente un po' pena, perché quella è la condizione in cui tu sai poi tirar fuori le unghie, altrimenti non ce la fai. Per la prima macchina è bene avere un'aspettativa lunga prima di poterla portare a casa anche usa, cioè trovarla fuori della porta di casa acquistata da un papà dà molto meno soddisfazione. Quindi questa è una condizione essenziale per riuscire a tirar fuori le unghie. Dopodiché deve esserci un amore viscerale per il tuo lavoro. Io ho avuto la fortuna di trovare in casa un panificio piccolo, non aveva un grande reddito, però sfornavamo dei pani quotidianamente. E se tu incominci piano piano a innamorarti di questo lavoro, non puoi che migliorarlo. Io negli anni, essendo innamorato in un modo viscerale, ho cercato di guardarmi attorno, girare un po' l'Italia, cercare di leggere ricette estrapolate da libri per capire, per captare qualche segnale. E poi da cosa nasce cosa? Tu le cose, se le ami, le fai bene. Non serve, credo, laurearsi a Bocconi per fare bene il lavoro certamente. Come il mio. Io ho avuto molta fortuna in questo senso, perché il mio panificio per passare degli anni era diventato un panificio noto in tutto il nord-est, tanto che la regione Veneto lo aveva suggerito, perché erano in comunicazione con Mosca, con i politici moscoviti dell'economia, del settore alimentare, e con dei politici di Győr in Ungheria, i quali tramite la Camera di Commercio sono venuti da me a vedere qual era il modello del mio panificio. Quando l'hanno visto e hanno capito che io riuscivo a coniugare le quantità prodotte significative come quintali al giorno alla qualità dei pani, hanno detto: Dio mio, noi dobbiamo fare questo tipo di pane a Mosca e questo tipo di pane a Ghio. E mi hanno corteggiato come fossi Naomi Campbell in quei pochi mesi. Io però in quel periodo avevo bimbi piccoli, dovevo andare in Russia a Mosca a far partire questi impianti e lì fa molto freddo più di qua, dovevo andare a Győr in Ungheria, non me la sono sentita di girare le spalle a una famiglia. Poi però in quel periodo proprio che collimava con questa richiesta proprio forte da parte di questi politici moscoviti e di Győr, avevo in mente di dare una svolta al mio lavoro. E perché? Perché un panificio, quando diventa grande e vuole panificare bene, ha di controbalzo, come dire, un buon bilancio con numeri blu, si guadagna bene, però la qualità della vita diventa una qualità della vita da buttare sull'immondizia, diventa rossa, perché di notte si lavora. E quando poi arriva il sabato, incominci il venerdì pomeriggio, perché devi anche garantire la quantità di pane ai tuoi clienti per la domenica. Quindi la vita era diventata un inferno. Ti arrivava un amico in casa a trovarti alle 9:30, dovevi dirgli: guarda, io ti offro un caffè,
mi ha fatto piacere averti ospite, però intendo di andare perché almeno 2 ore le devo riposare. Allora, quando l'acqua arriva alla gola, e in quel momento l'acqua stava arrivando alla gola, uno o impara a nuotare o affoga. Ecco, io in quel momento là ho fatto tesoro di tutta una serie di esperienze che avevo, come dire, sistemate gelosamente in un cassetto, ed erano esperienze legate al mondo del pane, quello vero però, quello che io definivo con la P maiuscola, dove doveva esserci di base la pasta madre, che è quella come filosofia produttiva che ti permette di togliere di mezzo la chimica. Poi dovevo utilizzare le mani, e i miei panni erano tutti quanti rigorosamente fatti con le mani, ma non perché eravamo dei testoni. Io sapevo che c'erano le macchine che mi potevano favorire in quel senso, però non avevo un grande interesse per le macchine. Volevo che le paste fossero toccate con le mani. Ecco, tutte queste esperienze acquisite negli anni facendo bene i pani mi sono servite per far nascere i Vanesi. Io non volevo fare un crackers, non volevo fare un grissino, con tutto il rispetto che ho per i crackers e per i grissini. Io volevo comunque fare un pane che prendesse però una strada diversa. E in che modo? Se tu fai dei pani quotidiani con la mollica, tu li fai di notte e li devi vendere il mattino in modo molto veloce, un po' come i giornali. Poi inizia inesorabilmente un processo di invecchiamento e quel pane non lo porti più a Milano. Ti devi fermare, oserei dire, a chilometro zero per riuscire a diventare impresa. Invece con questo panetto, che aveva le stesse caratteristiche del buon pane, quindi paste madri, lavorato con le mani, utilizzo di un olio 100% italiano, giusto, no chimica, ho detto, se riesco a disidratarlo e se riesco a trovare materiali da imballo da proteggerlo, io credo che per 3-6 mesi riuscirò a mandarlo in giro per l'Italia. Invece poi, fortunatamente, facendo una ricerca sui materiali da imballo, controllando in un modo maniacale, brutto termine, l'olio d'oliva prima di impiegarlo, sono riuscito a dare 12 mesi di scadenza. Quindi io oggi produco Vanesi senza chimica con paste madri e li mando in Australia, li mando in Brasile. Cioè, i miei pacchi oggi sono in giro per le più belle gastronomie del Brasile. Ho mandato una campionatura agli Stati Uniti, sono già negli Stati Uniti a Italy e spero di affrontare anche il mercato dei negozi di delicatesse negli Stati Uniti. Perché? Perché la tecnologia dopo ti permette anche di fare questo. Quindi noi riusciamo a produrre oggi, a spedire domani e a dare 11 mesi di scadenza a un pane che poi ha un utilizzo quotidiano, non è un biscotto, si mangia sempre, in Australia. Questo mi ha permesso di crescere con una certa rapidità, perché poi 20 anni non sono tanti, no? Per un'impresa, no? Che parte quasi a zero. Poi però non è che basti produrre bene, voglio dire, uno produce bene, confeziona bene, sul piano grafico realizza dei bei progetti, poi insomma ci sono altre cose a ridosso da prendere in considerazione. Ad esempio noi, apro e chiudo una parentesi, noi ospitiamo... Intanto abbiamo ospitato i ragazzi del Master con grande gioia, perché si sono dimostrati non motivati di più, incredibile, quando siete arrivati da me. Non c'era un ragazzo disattento e che non fosse entusiasta di quello che stava toccando con mano. Noi ospitiamo oltre 1000 bambini durante l'anno scolastico, non lo fa neanche Barilla. E qua entra in gioco anche la fortuna di avere figli che sposano in modo, come dire, totale la filosofia del papà. Cioè io ricevo nell'arco di un anno scolastico oltre 1000 bambini, ospitiamo 1000 bambini, gli insegnanti, anche all'autista mettiamo un camice, un berretto, perché non lo si lascia fuori allo sbando. E voglio dire, questo dà poi un riscontro che è palpabile. Voglio dire, a me capita spesso di andare in un negozio e vedere una signora che mi guarda, io non la conosco, lei mi guarda, dico, ma noi ci conosciamo? Io no, dico, io sì, dice lei. Lei ha avuto la furbizia di ospitare mia figlia una mattinata in azienda, e quando io vado alla PAM, alla COP, le prime cose che finiscono sul carrello sono 2 pacchi di Vanesi, per dire. Quindi anche questo lavoro dà poi un risultato straordinario sotto l'aspetto proprio della promozione. E poi una cosa della quale vado molto orgoglioso, probabilmente questa nasce perché io ho una grande passione per l'arte, è aver realizzato 7 anni fa, con, Dio mio, un coraggio forse di un'incoscienza unica, di aver stravolto sul piano grafico la confezione, quella che la fa da padrone, quella da 400 grammi che ho in tutta Italia, e farla diventare prima serie speciale con libanesi che diventano progetto
per i bambini. Quindi un vignettista che riceve da me 150 foto di libanesi fotografati dall'alto, già con la pellicolina in ogni foto, in modo tale che lui vede sotto questo panetto e con un pennarello lo fa diventare un bibanasone, lo fa diventare, insomma, lo umanizza o lo fa diventare animaletto o lo fa diventare storia. Sì, sì. Allora, il rischio qual è stato? Di dover andare a scaffare di punto in bianco con una confezione che cambiava radicalmente. Quindi il consumatore che entra con i paraocchi e dà per scontato che il bibanesi grammi 400 deve avere per forza di cose quella fisionomia, non lo trova più. Si trova davanti a dei bibanesi che diventano umani, perché il vignettista riesce a rendere umani, e dice però questo non è il prodotto che prendo normalmente io. Allora deve andare dal caponegozio e il caponegozio deve dire: guardi che questa è una serie speciale, ma io avevo avvisato i miei figli e i miei collaboratori che questo disagio lo avremmo avuto alla prima, alla seconda e alla terza serie. Poi ho detto: prendetevi nota sul vostro carnet, poi ci divertiremo. E io adesso mi diverto. Siamo arrivati alla decima serie speciale, me l'ha disegnata addirittura Morbillo, il più grande disegnatore al mondo, l'argentino Morbillo, e prima di Morbillo abbiamo avuto Altan, Forattini, Nicoletta Costa, Giannelli e Forattini. E chiudiamo il decennale con Morbillo. Tenete conto che tutte queste serie speciali nascono per i bambini, cioè se Forattini, come aveva tentato in un primo tempo, mi proponeva di fare satira politica, gli ho detto no, è una cosa che non mi interessa. Quindi ogni progetto va gestito da noi, va preso in considerazione da noi, non deve offendere categorie di lavoro, non deve esserci satira politica, ma nascono solo per stimolare la creatività dei bambini. E il riscontro è, voi neanche immaginate, è pazzesco. Cioè io esco adesso con la serie Mordillo, io credo che email, telefonate, letterine di genitori, di nonni, di bambini, se ne conto, diventano centinaia. Questo perché? Perché fatto 99, se uno vuole all'interno della sua impresa, può fare 100 investendo anche in questo senso. E non è soltanto, voglio dire, una cosa che posso fare io, lo può fare chiunque. Credo che sia un modo intelligente di entrare nelle famiglie attraverso i bambini. Però c'è una cosa da dire anche in questo momento, no, che mi pare doveroso. Non è che serve un progetto grafico bello, divertente, colorato per mascherare una qualità che non c'è. Allora la qualità deve essere presa come cosa essenziale, e poi ben venga anche questa ciliegina messa sopra, insomma, che arricchisce anche sotto l'aspetto grafico la confezione. Ad esempio, a me capita adesso di aver capito che molte mamme, passando al supermarket e trovando per la prima volta la serie Forattini, hanno il bimbo che dice: mamma, prendi un pacco dove c'è Forattini. E non sono miei clienti, però sono, come dire, attratti, stuzzicati da questo progetto grafico che è divertente. Poi quando arriva a casa il pacco, non è che poi si limitano a guardare Forattini, mangiano anche i panetti, quelli sono buoni, no? Certo. E quindi io li aspetto dietro. Grazie. Dovete pensare che al termine delle lezioni del master noi distribuiamo a tutti i ragazzi, in realtà glielo distribuiamo all'inizio, ma loro devono ritornarcelo a fine delle lezioni, un questionario in cui danno le votazioni al master, ai moduli, alle uscite che facciamo, ai seminari eccetera, ma anche ad ogni singolo docente. E quindi in questo caso il docente è il Giuseppe Darè, quando noi andiamo suoi ospiti in azienda e passiamo posso solo aprire e chiudere una mezza giornata in azienda. Sì, prego. Due parole. Non è che io ho detto lavoro con le mani, perché lavorare con le mani significa, come dire, scoprire il mondo. Cioè io ho scelto la filosofia produttiva legata alle mani. Quindi i due momenti in cui le paste vanno toccate con le mani. E le mani hanno questa magia, questo amore, questo calore che dà poi un risultato diverso da un meccanismo di cilindri o di stampi. Però ben venga la tecnologia. Noi abbiamo vinto un premio in un'industria come l'azienda che fra tutte le aziende trevigiane ha saputo più di tutte fare innovazione nel rispetto della tradizione. Allora ben venga l'innovazione quando non va a scalfire
La qualità del prodotto. Certo. Che senso ha che io non prenda un robot che mi prende la scatolina e me la mette sul pallet? Che senso ha che non lo prenda? Quando questo robot impedisce alla mia collaboratrice di abbassarsi 2000 volte con la schiena? Voglio dire, allora, un occhio di riguardo per la tecnologia, per l'innovazione, purché non vada a disturbare ma proprio niente la qualità del prodotto. Certo. Ecco, dicevo che appunto su questo questionario c'è una votazione per ogni singolo docente. E nel caso del Giuseppe Darè, adesso glielo dico, non glielo ho mai detto, qualità e passione. Passione e qualità. Qualità e passione sono le valutazioni, cioè le motivazioni che loro danno per dare la valutazione. E le valutazioni sono sempre al massimo, al top. Proprio perché i ragazzi si fanno prendere dalla passione, cioè nel momento in cui c'è la passione, e la passione serve anche a presentare un prodotto di alta qualità, chiaramente i ragazzi si fanno conquistare e danno delle valutazioni estremamente elevate. E questo è bello, interessante, e viene fatto per, in particolar modo per alcune aziende che sono note, adesso qui non voglio fare pubblicità ovviamente, ne passiamo diverse, le aziende che presentano il prodotto di maggiore qualità sono quelle nelle quali noi troviamo la passione dei proprietari, in cui vedi che i proprietari potrebbero tranquillamente starsene nella loro direzione e lasciar fare gli altri perché ne hanno tutte le possibilità, e invece nella produzione sono lì, si sporcano le mani, si mettono il camice, si mettono assieme agli operai, agli addetti a lavorare. Lo fanno con passione, e la passione si traduce nella qualità. Ecco perché la motivazione. Poi la passione di che uno ha domanda. Gestendo il suo lavoro la trasmette anche ai suoi collaboratori. Cioè, certo. I poli della pelle hanno un movimento diverso quando tu trasmetti con il cuore, con la passione. E questo è questa è un'ulteriore garanzia di qualità, perché poi anche le persone. Bene. Io direi di chiudere qui, anche perché abbiamo parlato di cibo, di vino, eccetera, abbiamo tutti l'acquolino in bocca, abbiamo tutti il languore. Io credo che andando giù, passando, ci sono tanti di quegli assaggi, e comunque c'è possibilità anche di mangiucchiare qualche cosa. Vi ringrazio molto della vostra partecipazione, vi ricordo domani per gli interessati, domani alle 11 presentiamo il Master, i contenuti culturali. Grazie a voi.